In questa puntata le atmosfere si incupiscono sempre di più. Non ci sono angeli e praticamente non ci sono Evangelion. È tutto quanto un preludio per la prossima puntata. Tuttavia in questa c'è più da dire. Infatti gli episodi 17 e 18 costituiscono un dittico dedicato a Toji Suzuhara, uno dei compagni di classe di Shinji. Un gran colpo di scena, visto che io, mentre guardavo la serie per la prima volta, pensavo che lui fosse un personaggio marginale. Tutto qui. E invece, proprio, mi sono dovuto ricredere. Evangelion farà un'altra volta questo scherzetto qua, con Fuyuzuki, che ci arriveremo meglio nell'episodio 21, ma avevo sempre considerato un po' il braccio destro di Gendo, uno che sta vicino a lui e basta per far capire che ha un braccio destro, e invece no, ci verrà approfondito molto di più. Mi piace sempre quando in una storia vengono approfonditi molti personaggi che fino a quel momento sembravano marginali, che acquistano all'improvviso una grande importanza, tipo in Harry Potter con Neville Patchock o Longbottom, se usate la traduzione nuova o la versione originale. Lui è un personaggio che all'inizio sembra tanto marginale, ma che poi ha una crescita, un'importanza sempre maggiore negli ultimi libri. E poi c'è l'attacco dei giganti, che è pieno di personaggi di questo tipo, che all'inizio non sembrano molto importanti, ma che poi assumono un'importanza davvero considerevole. Vi anticipo che in teoria oggi è il 5 luglio, credo sia il 5 luglio, quindi tra 8 giorni esce il video sull'attacco dei giganti, su Historia, che all'inizio, quando ancora si chiamava Krista, era un personaggio marginalissimo, ma dopo ha assunto un'importanza decisiva. Cominciamo quindi questo dittico dalla costruzione della tensione in una maniera quasi hitchcockiana. Noi sappiamo quello che sta per succedere, i personaggi no. Quindi, cominciamo subito. Episodio 17, Lift Off. Scopriamo che Misato non solo ha abbracciato Shinji, lo ha accudito anziché rimproverarlo, ma si è anche presa parole a posto suo e adesso sta venendo interrogata dalla Zele. Questo spiega perché alla fine della puntata precedente non ci fosse lei in ospedale, ma ci fossero soltanto lei e Asuka. La Zele si domanda se l'angelo avesse tentato di comunicare. Io mi sono già espresso 10 giorni fa. Gli angeli stanno ottenendo sempre maggior conoscenza, stanno interagendo con i piloti, non agiscono più di istinto. Scopriamo anche che fino a questo momento gli angeli hanno sempre agito individualmente, senza organizzarsi. Cosa succederebbe se più di un angelo attaccasse contemporaneamente Neo Tokyo 3? Sono già in difficoltà con 3 Evangelion contro un singolo angelo. Figuriamoci se attaccassero 2 angeli che si mettono d'accordo, possono allearsi. Dopo questa introduzione, la regia si concentra principalmente su Toji. Ogni volta che si parla di qualcuno senza nominarlo, abbiamo subito uno stacco su Toji, o molte volte lo inquadrano mentre cammina, mentre si sposta, è il protagonista di questo dittico. Non appare molto nella prossima puntata, ma in questa qua appare come. Negli Stati Uniti stavano cercando di implementare l'elemento S-quadro sull'Evangelion 04, ma l'incidente di attivazione ha causato un grosso problema e sono scomparte un sacco di persone, tra cui la stessa unità 04. L'elemento S-quadro è questo organo che fornisce energia infinita agli angeli in modo che possano continuare a vivere in eterno senza doversi nutrire, e implementarlo sugli Evangelion eviterebbe di dovergli fare sempre stare attaccati alla corrente elettrica. Lo 04 non era l'unico Evangelion degli Stati Uniti, c'era anche lo 03, però adesso hanno deciso di darlo al Giappone. Probabilmente il distaccamento della NERV nipponico ha sabotato i colleghi americani, quindi volevano farsi dare un altro Evangelion, tutto qui. Nel rebuild ci verrà detto che una nazione può avere soltanto 3 Evangelion, ma è una cosa del rebuild, non conta qui. Ci arriveremo al rebuild, lo dico nel 2.0 che è il mio preferito del rebuild, quindi ci arriveremo più avanti. Vediamo meglio il dummy system con scritto Ray 00. Io avevo sempre tradotto dummy come stupido per dire che questo pilota non è veramente intelligente. Tuttavia un mio amico mi aveva chiesto perché c'è scritto per dummies su questo manuale. Vuol dire che è per manichini, e mi ha ricordato che dummy vuol dire anche manichino. Credo che manichino sia una traduzione molto più azzeccata. Sembra un normalissimo entry plug, tuttavia Rizuko ci spiega che dentro di esso è stata trascritta la personalità di Ray. Tuttavia non si può copiare e informatizzare l'anima o i sentimenti umani. Verrà fatto installare da Gendo e Rizuko a bordo dell'unità 00 e 01.
costituendo già un indizio per quello che potrebbe succedere nella prossima puntata. È una sorta di pilota automatico che dovrebbe governare gli Evangelion in caso i piloti non dovessero essere coscienti o non dovrebbero proprio essere presenti. Tuttavia è solo un modello sperimentale, c'è ancora da lavorare. Gendo parla con Rei e in alto, nell'ombra, Rizuko li osserva. Vedremo più avanti che osservava allo stesso modo la madre che amoreggiava proprio con lo stesso comandante Ikari. Che percepisca anche lei un po' di gelosia? Diciamo che desidera sempre di più Gendo, perché si sente sempre più sola. Nella puntata scorsa ho accennato che è iniziata un pochino la discesa di Asuka, ma credo che la discesa di Rizuko sia iniziata da un bel po'. Nella puntata 13, all'inizio proprio, ammette di sentirsi invecchiare. Nella puntata 14, la sua fangirl numero 1, Maya, obietta una sua decisione. Nella puntata 15 si rende conto di essere una delle ultime sue amiche a non essersi ancora sposata, mentre nella puntata 16 la sua unica vera amica rimasta, Misato, le tira pure uno schiaffo. È sempre più sola, l'unica persona con cui ha veramente un vero e proprio rapporto si sta allontanando, parlo di Misato, e l'uomo che desidera la considera sempre di meno. Nella puntata 23 farà qualcosa di estremo, che in prima visione può sembrare quasi assurdo e immotivato, ma riguardando la serie ci si rende conto che ci sono tutti questi piccoli passaggi che hanno portato Rizuko alla disperazione. Ci arriveremo tra due mesi alla puntata 23, ci arriveremo tra due mesi. Ritornando allo 03, scopriamo che è già stato trovato un ragazzo per pilotarlo, un quarto soggetto qualificato, un Fourth Children. Non so se voi lo sapete, ma in Giappone c'è una forte tetrafobia, una grande paura del numero 4. Nel modo originale che c'era di contare in Giappone, 4 si pronunciava Shi, ovvero come morte, e questo sì, ha causato non poca discriminazione verso il numero 4 e abbastanza panico. Perché cosa credete che il quarto film del Rebuild di Evangelion non si chiami Evangelion 4.0? Vedere quel 4 nelle sale cinematografiche un pochino fa paura, è anche un po' sfigato il film in sé in effetti. E quindi si chiama 3.0 più 1.0, apposta per aggirare questa tetrafobia. Quindi non dobbiamo sorprenderci se l'Evangelion 04 fa una brutta fine, e non toccherà qualcosa di molto diverso al Fourth Children. Tuttavia lo 03 è il vero quarto Evangelion, perché si comincia a contare dallo 00, 00, 01, 02 e 03, e lo 03 è il quarto Evangelion. Dopo aver parlato del ragazzo scelto per lo 03, viene inquadrato Toji, in classe un po' annoiato, che ironizza sul rapporto tra Shinji e Asuka. Evidentemente si sta avvicinando sempre di più ai Children, dopo tutto sta per diventare uno di loro. Li capisce molto bene, definisce il loro litigio un battibecco tra marito e moglie. Considerando che poche puntate fa si erano baciati, Asuka tace, chiaramente imbarazzata. Shinji sarebbe stato zitto in ogni caso, ma quando è Asuka a stare zitta, allora sì che c'è qualcosa di cui preoccuparsi. Diciamo che Toji ha colpito nel segno. Ogni volta che si parla del Fourth Children e si stacca da un'altra parte, viene sempre inquadrato Toji. È una cosa molto hitchcockiana. Capiamo subito, rapidamente, chi è il Fourth Children senza che ce lo dicano. Non ci vuole un genio per capirlo, quindi non siamo interessati a scoprire chi sia. Lo sappiamo già, vogliamo vedere quali saranno le reazioni degli altri a questa scoperta. Io personalmente ritengo sia una cosa parecchio crudele il fatto che il Fourth Children sia stato proprio Toji. La vita di Shinji è stata sconvolta, ancora più incasinata e resa ancora più dura quando si è trasferita a Neo Tokyo 3, dove deve accompagnare i suoi problemi mentali e i problemi della NERV, le difficoltà con la scuola. È molto complesso tutto questo. Almeno aveva due amici con cui poteva allontanarsi dalle ulteriori complicazioni di pilota dell'Evangelion. Poteva stare tranquillo con Toji e Kensuke. Tuttavia, questo suo breve spazio di normalità sta per venire strappato via. Vediamo un discorso tra Toji e la capoclasse, in cui lui cerca di ingelosirla un pochino dicendole: ah, come sono fortunato a essere in turno con Ayanami. E lei un pochino si ingelosisce, appunto. Poi sembra che voglia chiedergli di fare due passi con lei, ma lui preferisce camminare con Shinji. Dopotutto presto saranno colleghi, e quel criminale di Anno deve insistere per farci capire che i due non hanno più rancori, così da farci soffrire ancora di più alla fine della prossima puntata. Toji deve portare i compiti a Rei, e Shinji è già amico di Rei, quindi non deve andare a casa di una completa sconosciuta, e Rei non deve trovarsi davanti un completo sconosciuto. Shinji pulisce la stanza di Rei, e Toji dice che non è una cosa da uomini. Shinji fa notare che Misato non approverebbe molto questa affermazione di Toji, e lui giustamente va in un notevole conflitto di interessi. E poi non credo che sia Misato quella che pulisce in casa sua. L'abbiamo vista com'era la casa quando è entrato Shinji, quindi tutto merito di Shinji se la casa resta pulita. Tuttavia, in questa scena abbastanza simpatica si nasconde un'ulteriore profondità per il Fourth Children. Come pilota di Eva non ha una madre, il padre è giapponese, ci si aspetterebbe che lavori tutto il giorno, che non torni a momenti neanche a casa per la famiglia. Ha una sorella in ospedale. Chi è che si occupa di casa Suzuhara, secondo voi?
madre non c'è, padre al lavoro, figlio in ospedale, resta solo Toji. Diciamo che i commenti maschilisti sono solamente una scusa per non far capire quanto sia oberato di lavoro. Vediamo anche Toji un po' meno spavalto del solito, si dà riflessioni più profonde. Fa notare a Shinji come quest'ultimo sia cambiato, visto che non lo riteneva capace di aiutare il prossimo. All'inizio Shinji infatti era talmente tanto sulle sue che probabilmente non avrebbe mai ripulito la stanza di Rei. Tuttavia ormai ha imparato a vivere con gli altri. Non ancora a relazionarsi con essi, però ha imparato a vivere con gli altri e questo è già qualcosa. Per finire Toji fa notare come i piloti di Evangelion siano strambi. Così disse il ragazzo che per farsi perdonare di un pugno si fece prendere a pugni. Ma dopo tutto anche lui sta diventando un pilota, quindi anche lui deve essere un po' strambo, no? Rei apprezza molto il gesto di Shinji e lo ringrazia, per poi rendersi conto che è la prima volta che ringrazia veramente qualcuno, non aveva mai ringraziato neanche Gendo. E questo credo sia un riferimento per la puntata 23, ci arriveremo tra 2 mesi. Gendo e Fuyuzuki si preparano a ricevere l'unità 03, mentre osservano da lontano Neo Tokyo 3. Fanno un bel discorso su come l'uomo, cacciato dal paradiso terrestre, abbia creato il suo paradiso, la città, nel particolare Neo Tokyo 3. Tra tutti i pistolotti che fanno questi due, credo sia uno dei miei preferiti questo qui. Denuncia appieno la debolezza dell'essere umano e di come sia inferiore alla natura, agli altri animali e agli angeli. Tuttavia ne elogia allo stesso tempo la capacità di inventiva. Molto molto bello. Secondo me sono questi due ad aver sabotato lo 04. Non loro due di persona, me l'immagino, che vanno negli Stati Uniti furtivi a sabotare l'Evangelion, farebbe troppo ridere. No, avranno mandato qualcuno a fare il lavoro sporco, però l'idea è loro. Diciamo che l'incidente dello 04 non era previsto da nessuno, né dalla Sele né dalle pergamene del Mar Morto, quindi tutto quanto parte del copione di Gendo. Spostiamoci ora nel momento in cui ho iniziato a rivalutare Kaji. Già un pochino due puntate fa, nell'episodio 15, qualcosina si era smosso dei sentimenti che provavo verso lo 007 giapponese. Tuttavia, in questa puntata succede ancora qualcosa che me lo fa rivalutare ancora di più. Perché è facile apprezzarlo nell'episodio 19 dove fa quel discorso che è qualcosa di fantastico. Io l'ho apprezzato già da qui. Non parlo di quando ci prova bellamente con Maya. Mi dispiace Kaji, non sei Rizuko, non accetterebbe. In ogni caso mi fa sempre ridere come Maya scappi tutta imbarazzata quando arrivi Misato. Vedremo poi Kaji lanciare una lattina verso il cestino, ma lo mancherà. Tuttavia, per questo la lascerà, anzi, prende e rimette nel cestino, ben impilata insieme a tutte le altre. È un po' un dettaglio molto molto piccolo, però fa capire che anche dopo i propri fallimenti bisogna comunque impegnarsi per rimediare e cercare di ripristinare lo status quo che sia sconvolto, per quanto questo sia possibile ovviamente. Se ne riparlerà nel terzo film del Rebuild, che appunto è You Can Not Redo, che vuol dire proprio questo. È una cosa che tutti i children tranne Toji più o meno si rifiutano di fare. L'unico appunto è Toji, a cui non hanno ancora comunicato ufficialmente di essere un children, però è comunque, abbiamo visto dopo che aveva preso a pugni Shinji, si era offerto per farsi prendere a pugni a sua volta per bilanciare le cose. Quindi lui è l'unico dei children che un pochino si impegna per cercare di rimediare ai propri errori. E dopo tutto questo episodio è proprio dedicato a Toji. Spero di non aver fatto una sovralettura. Ci viene ancora ripetuto che l'istituto Marduk non esiste, non sono loro a scegliere i children, è la Nerve stessa a reclutarli, in particolare è tutto sotto il controllo di Gendo. E i children sono stati tutti quanti ammassati nello stesso punto, ovvero nella scuola di Shinji, che ha come codice il 707, ovvero un numero collegato agli angeli custodi. Ironico che siano proprio i potenziali avversari degli angeli ad essere nel posto indicato col numero associato agli angeli custodi. Inizia poi la parte tra Shinji e Kaji, dove il Third Children evita i corteggiamenti, se possiamo definirli tali, da parte dello 007 giapponese, ma accetta di berci assieme. E poi parlano e si conoscono un po' meglio. Kaji gli sembrava più serio, mentre Shinji gli sembrava più timido. Dopodiché veniamo a conoscenza, assieme al protagonista, dei meloni di Kaji. È una cosa che lo aiuta molto a prendersi cura di essi, dopotutto capisce che il suo intervento è necessario per permettere ai meloni di vivere e di crescere. Il capire che è necessario il suo intervento lo spinge ad agire, e questa è una catena di effetti positivi per la salute mentale. Diciamo che ho rivalutato sempre di più Kaji in questa scena, dopo tutto dice quella frase che chi conosce la sofferenza tende ad essere più gentile verso gli altri. Infatti i children, anche se non sempre sembra, sono parecchio gentili l'uno verso gli altri. Anche Asuka, soprattutto Asuka, se avete seguito le puntate precedenti di questa serie, parlo anche di lei, parlo un pochino di come lei cerchi in tutti i modi di includere gli altri nei suoi progetti, nel fare le cose, cerca di
integrarsi e di integrare gli altri, specialmente lei, che è sempre un po' per le sue. Chiudiamo ora la parte su Kaji e torniamo a parlare dei Children. Per esempio il fatto che il tasso di sincronia di Shinji è sceso dopo l'incidente col precedente angelo. L'analisi svolta dall'angelo lo ha abbastanza scosso, è un po' come nelle prime fasi della psicoterapia, in cui praticamente ti rovesciano, ti svuotano, ti mostrano tutto quello che c'è dentro, e questa cosa non è mai molto carina, e quindi è normale restare scioccati all'inizio, specialmente Shinji con l'angelo, che forse non è stato proprio gentilissimo, ecco. Quello che sarà assolutamente il meno gentile sarà l'angelo che analizzerà Asuka nella puntata 22, ma ci arriveremo tra quasi 2 mesi. In ogni caso non dobbiamo sorprenderci se le prestazioni di Shinji stanno calando. Il giorno dopo verrà comunicato tutto quanto al Fourth Children, e mentre lo dicono abbiamo uno stacco su Toji in classe che si sta stiracchiando, ma poi verrà convocato al preside. Lo vedremo più avanti, quando ormai gli altri ragazzi si chiedevano dove fosse finito. All'inizio è parecchio scioccato, fissa l'inceneritore dietro la scuola e poi fa anche 2 tiri a basket, ma allo sguardo vacuo non è chiaramente parecchio provato dalla notizia. Non è una notizia che si prende molto alla leggera, dopotutto abbiamo visto Shinji nella prima puntata come aveva reagito, e per lui è un salto nel buio. Toji invece ha conosciuto dei piloti, ha litigato con dei piloti, è venuto pure alle mani e ha visto delle battaglie di Evangelion, ha visto quanto sono pericolose, e giustamente la cosa lo spaventa un poco. Cosa c'è di peggio di un salto nel vuoto? Il salto in qualcosa che hai già visto e che conosci bene quanto sia terribile. Kinsuke è di tutt'altro avviso, lui vorrebbe pilotare un Evangelion perché, beh, insomma, lo abbiamo conosciuto, sappiamo che lui è un fissato con tutta sta roba militare, e essenzialmente non avendo una madre, anche lui è possibile candidato. Infatti abbiamo capito che nella scuola di Shinji sono stati messi tutti quanti i possibili candidati, anche se non capisco se tutti gli studenti sono possibili piloti o solo alcuni mescolati con altri per copertura, chi lo sa. Misato non dice nulla riguardo del nuovo pilota. Chi è che avrebbe il coraggio di prendersi una responsabilità del genere? Bisognerebbe dirgli che quel poco di vita normale che gli è rimasta sta per venirgli strappata via, che è anche uno dei suoi pochi amici che ancora con cui potrà stare senza dover pensare alle robe della Nerve, ora ogni volta che lo guarderà vedrà un altro pilota. Possiamo capire Misato, però avrebbe dovuto avvisare Shinji. Ha voluto fare la sua tutrice? Beh, ora si dovrebbe beccare anche il lavoro sporco. Tuttavia c'è chi va peggio, la capo classe. Vi confesso che il suo nome mi sfugge ogni volta che lo dicono, quindi io la chiamo abitualmente la capoclasse e non Ikari. Lei cerca di aprirsi un pochino con Toji, cerca di ricordargli quali sono i suoi compiti, poi però si offre anche di cucinare per lui e arriva addirittura a chiamarlo per nome. Si sta avvicinando un sacco, finalmente riesce un pochino ad esprimere a se stessa e a lui i sentimenti che prova verso Toji, tuttavia forse è un po' troppo tardi. Non gli resta molto tempo, ma ci arriveremo nella prossima puntata. Concludiamo parlando di Asuka. Lei non sopporta che Kaji abbia tempo per Misato ma non per lei, quindi mentre lui sta lavorando lei va a disturbarlo, perché se ha tempo per Misato deve avere tempo anche per lei. Un po' egoistico, ma come vi ho avvisato la scorsa puntata è già cominciata la sua discesa, e questo lo vedremo meglio più avanti, tutto un passettino alla volta. Questo è un altro indizio che ormai stia sempre più disperata. Tuttavia mentre cerca di distrarre Kaji scopre la verità su Toji e ci resta giustamente male. Ora non conosco la vostra età, non so chi di voi stia già lavorando, che titoli di studio abbiate, tuttavia provate a immaginare che vi venga messo a fianco a voi una persona che non ha mai studiato per fare il lavoro che fate. Vi girano un po' le gonadi, no? Pensate poi ad Asuka, che ha fondato tutta la sua vita sull'idea di combattere gli angeli, e adesso scopre che uno che considera un idiota è considerato un children suo pari. Le cascano un po' le braccia. Ecco, no, questo era uno spoiler sulla battaglia contro Zeruel. Va bene, finiamola qua la puntata. Semplicemente diciamo che gli Evangelion vengono trasportati in croce. Va bene, un dettaglio stilistico molto suggestivo, ma non aggiungiamo altro. Quindi io vi saluto, mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, non mi piace se non vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un commento e ciao ciao! Alla prossima!